Ragazzi, siete dei grandissimi, sono in questo momento probabilmente, speriamo in montagna, nel fresco di Campo di Giove, perché questo ventilatore non lo sopporto più. Ragazzi, volevo fare un video conclusivo per questa esperienza del fantacalcio degli youtubers, la prima esperienza eh, per tutti, perché era la prima edizione, quindi la prima esperienza per tutti, un'esperienza che, che si è terminata in tragedia perché noi, la squadra chiaramente favorita da tutti i bookmakers, siamo arrivati addirittura quinti hanno vinto i Sex Symbols, Brogna e, e Luca Doselli che comunque all'inizio all anno avevano, avevano fatto una squadra abbastanza dinamica cioè che poteva andare bene e male ma non l'avrei mai definita come una squadra che avrebbe dominato il, eh, il fantacalcio, cosa che effettivamente... Poi è avvenuta. Vi metto qui la classifica eh, finale. Siamo arrivati quinti immediatamente. Come dicevo, è stato uno scandalo. Tutto il fantacalcio abbiamo il, um, la classifica per punti. Um, siamo terzi e abbiamo concluso l'anno al quinto posto. Abbiamo avuto delle situazioni paradossali quest'anno, come calci di rigore sbagliati da Mimmo Crescito. Eh, che viveva da Petagna, da altra gente, avevamo tutti i rigoristi e quest'anno abbiamo visto una valanga di rigori sbagliati valanga di rigori sbagliati anche per carità a segnare con Immobile che eh, ha vinto la Scarpa d'Oro a suono di rigori però eh, abbiamo avuto tanti rigori sbagliati, avevamo Immobile, avevamo il capocannoniere. avevamo eh, un ottimo centrocampo che forse si è svegliato un po' tardi Gleibert e il centrocampo della Roma si è andato eclissandosi una parte della stagione Petagna mi è stata venduta a gennaio e quindi ci ha creato un danno perché da lì in poi non è stato più il Petagna che comunque aveva fatto il suo a inizio anno, il grande errore di Papyrus che ha, diciamocelo, tra noi, non ci vedrà, ma ha sicuramente... 90% della colpa su questo vantagazzo è di non aver acquistato Kuluseschi, che avrebbe nettamente cambiato le sorti di questa stagione. Non l'ha voluto acquistare. Io non gli ho detto niente. Lui continua a dire che io l'ho frenato. Io gli avevo detto non fare cazzate. E lui la cazzata l'ha fatta al contrario. Eh, e quindi, e quindi, alla fine siamo riadiquiti. Immediatamente la squadra c'era. avevamo azzeccato anche il portiere Andanovic. Abbiamo azzeccato la prima punta. Abbiamo preso rigoristi, crescita difesa. Eh, forse a De Burre è stato un fallimento: è stato un fallimento. Sicuramente stanno a De Burre perché Gosens ha fatto eh, il panico. Abbiamo anche preso Goran Panda per il mercato di riparazione: grande giocata del sottoscritto. Mentre Bavirus era a fare il bagno al mare. Ma tutto ciò non è passato. Siamo arrivati quinti, ingiustamente. Abbiamo perso delle partite addirittura con il Tetan di Peppone e Kun. Che è roba che neanche loro sanno di aver vinto, ragazzi. Vabbè, ragazzi, a parte tutto è stata una bella esperienza L'app di Fantamaster ve la linko sotto in descrizione Se volete scaricatela. È un'app per fare fantacalcio Adesso inizieranno le aste Già mi stanno fissando le aste l'anno prossimo Non ci sto capendo niente Anche perché ieri ha perso la Roma E sono ancora in lotto Detto questo io vi saluto Siete grandissimi Grande sequel Che ha organizzato questo fantacalcio E anche Enrico Enrico sei un grande Enrico sei un grande Ciao a tutti e ciao a tutti quanti